Claudio Cipolla, allora uno sciopero di 3 ore e un corteo e poi qui a Palazzo Spada, perché? Sì, la nuova RSU votata qualche giorno fa, che si è riunita lunedì, ha deciso di fare questa prima iniziativa di lotta, chiamiamola così, per accelerare i tempi intorno alle questioni di aste. Troppe sono le incertezze, troppe sono i lati oscuri di questa vicenda, non ci sono garanzie sul futuro, assistiamo progressivamente, dal nostro punto di vista chiaramente, a un indebolimento del sito siderurgico ternano, quindi i nuovi delegati hanno deciso di fare questa giornata di sciopero e venire in comune, perché insieme al comune e insieme al nuovo consiglio comunale eletto, siccome fino ad oggi siamo andati d'accordo e fino ad oggi abbiamo condiviso quelle che sono state le preoccupazioni e le iniziative che come Ternani abbiamo messo in campo, abbiamo ritenuto opportuno con loro riprendere questo rapporto e con loro insistere insieme per accelerare i tempi e conoscere quali saranno le future sorti del sito ternano e di conseguenza dei lavoratori che all'interno di questo stabilimento lavorano. Ecco, e poi però curiosamente stamattina è arrivata anche la notizia delle dimissioni dell'amministratore delegato di Aste, cioè Marco Pucci. Ve l'aspettavate? Sinceramente no, non ce l'aspettavamo, perché una settimana fa lo stesso amministratore delegato era stato riconfermato dalla Thyssen alla guida del sito ternano. Chiaramente lo sciopero non è per questo, ma questo elemento va nella direzione di aumentare quelle che sono le preoccupazioni che abbiamo sul sito siderurgico ternano. L'amministratore Pucci stava lavorando ad un piano industriale che più volte insieme a noi aveva detto di condividere: l'unitarietà del sito, la strategicità del tubificio, della società delle fucine, del titanio, no? Di provare a difendere i volumi, diceva che bisognava fare gli investimenti nell'area a freddo, quindi sommariamente sapevamo quale era l'idea dell'amministratore delegato Pucci. Le sue dimissioni sono preoccupanti e ci lasciano, come dire, un po' molte perplessità, perché non vorremmo che quello che lui aveva in testa, magari non essendo realizzabile, lui ha deciso di fare questa scelta. E se non è realizzabile quello che aveva in testa lui, a maggior ragione aumentano le preoccupazioni, perché vorremmo capire qual è il progetto industriale che Thyssen ha realmente su Terni e quello che sarà la fine di questo sito siderurgico tra 3 anni, quando Thyssen deciderà di rivenderlo. Si sente di dire qualcosa sul nuovo amministratore, sulla figura del nuovo amministratore delegato? Ma il nuovo amministratore delegato, mi sento di dire che si è presentato con un biglietto da visita che noi non condividiamo, perché noi abbiamo appreso che il nuovo amministratore delegato è una signora che già ha altre esperienze in Italia e è una nota per le esperienze che ha fatto tagliatrice di teste, e a noi ancora non è stata presentata a molti soggetti di questa città. Ne hanno parlato i giornali, ne ha parlato il telegiornale, ne parlano tutti i siti internet e Facebook, e noi ancora non ci abbiamo avuto il piacere di conoscerla. Per dire che se queste è il suo metodo di rapportarsi con le organizzazioni sindacali, io credo che parta proprio male la signora. Grazie.